Eccola, mamma mia, sta tirando come un treno. Qua sono pesci pazzi, ragazzi, veramente spaccano le canne qua. Aurelio Ruggeri, Terminator. Oggi mi trovo qui a Resana, provincia di Treviso, nel mitico lago Vincenzo 2001, che è famoso in tutta Italia, sia sul web che anche dai pescatori di tutta Italia, conosciuto per le sue fantastiche big. Per me oggi è la prima volta, giornata bellissima, clima mite. Proverò subito nel lago questo che è alle mie spalle, piccolo, che è quello del Nokil, dove sono presenti trote iridee, trote gialle e salmerini alpini. Più tardi proverò anche il lago grande, dove tenterò di prendere qualche pesce più grande e magari anche con un po' di fortuna una bella big. Ora non rimane altro che metterci in pesca e provare a prendere questi meravigliosi pesci. A presto! Questa è la zona no kill, ragazzi, guardate quanto pesce. Eccola, sembra un bel pesce di taglia. Bel pesce, molto combattenti. Qua primo pesce di giornata qui a Lago 2001, uno splendido pesce, guardate, pesce di taglia, bello vispo, combattivo. Eccoci qua con il mitico Vincenzo, gestore di questo lago mitico, 2001. Mitico. Sì, così dicono in giro. Lasci che dico. Allora, ti ringrazio. Prego. Tanto per avermi ospitato qui oggi nel tuo lago per fare questo video.
prego. Così dice la gente, insomma, in giro per l'Italia, che sei un mitico per i tuoi pesci giganti. Sì, ma quest'anno, però, hai visto che tutti i fornitori delle trote hanno avuto paura di farne tante, perché avevano paura di non venderle per la questione del Covid. Invece è andato, il lavoro è andato tutto bene e siamo rimasti a piedi con le trote big dal primo di gennaio. Ecco. Allora, Vincenzo, adesso, vuoi spiegare agli spettatori che ci guardano? Adesso stiamo buttando le solite trote mie del mio primo fornitore, che sono le spaccacanner, si chiamano. Sono trote firulane da 1 kg a 2 kg, più quelle piccole. Poi c'è un altro fornitore che ha trote salmonate che sono ottime, sono fino a 3 kg 4. Sto cercando di trovare qualcuno che ce l'ha ste big, ormai non ce l'ha più nessuno. Allora io punto più sulla quantità. Adesso. Perfetto. Poi quando ci saranno le big a ottobre, ha detto che me ne fa tante. Puntiamo sulla quantità e sulla quantità anche delle big. Ok, Vincenzo, spiega un po' alla gente che ci sta seguendo gli orari, i giorni in settimana. Allora, è chiuso tutti i giorni, aperto dalle 8 alla chiusura. Alla chiusura cambia orario ogni tanto, per esempio in primavera si chiuderà alle 6, prima alle 5 e mezzo, poi alle 6. Adesso sto chiudendo alle 5 perché ho un po' di problemi con una mia persona cara che è in ospedale, chiudo ancora alle 5 che devo andare in ospedale. È tutto là. Il martedì è chiuso, tutti i giorni aperto, dalle 8 in poi. Dalle 8 in poi. Ok, allora io qua vedo che ci sono due laghi, un piccolo e uno grande. Sì, questo qua è no kill, tutti gli anni viene fatto il no kill, che ci sono delle belle trote, ci sono trote fino a 9 kg, finché me le portavano e le portate anche qua, no? Sì. Qua ci sono ancora, anche di là ce n'è ancora, però... Dove sto pescando io adesso? Poi vedi che tutte le persone sono tutte qua davanti, ci sono 30-40 persone che sono tutti qua davanti e non vanno di là a pescare, così restano di più dentro. Ok, invece nell'altro lago, Vincenzo, come si può pescare? Adesso fai la pesca del pensionato, il mese di febbraio le trote sono ferme, l'acqua è gelata, fanno lentamente sul fondo perché sono un po' ferme, perché l'acqua è 4 gradi e mezzo, 5, allora sono un po' ferme. Poi mi sembra che il giovedì c'è un giorno speciale qua da te. Il giovedì è una promozione che faccio per i pescatori, tutto il giorno. Faccio pagare invece di 60 euro due canne, 45, oppure con una canna 38 invece di 50. Compreso il panino, la bibita e il caffè, tutto compreso nel prezzo, tutti i giorni, dall'apertura alla chiusura. C'è da divertirsi, insomma. Dipende da loro, io non vado mai a vedere cosa fanno. Allora ragazzi, io sono qua che provo, per adesso sto pescando nei norchili. Nei norchili ci sono anche dei bei salmerini che arrivano fino a oltre 3 kg. Sì. Salmerini alpini, mettiamo i puntini sulla I, alpini, no di fonte. Io sto pescando qua per il momento, mi sto divertendo, ho fatto un paio di pesci d'Italia. Vincenzo è qua che vi aspetta. Non rimane altro che venire qua a provare il tuo lago. Ragazzi, ciao a tutti. Arrivederci. Eccola. Mamma mia. Sta tirando come un treno. Qua sono pesci pazzi, ragazzi. Veramente spaccano le canne. Ullo. Mamma mia. Ha ragione Vincenzo. Una bella trota big. Vediamo di portarla qua lì. Vai. Eccola qua. Primo pesce nel lago grande. Guardate che big. Guardate che pesce.
Eccola. Altra bella pezzatura. Un'altra bella big. Guardate. Si è attivato un po', la temperatura si è alzata. Eccola. Eccola. Un'altra bella ciabattina. Mamma mia, si spacca cane. Guarda, guarda, guarda che roba ragazzi, come tira. Pazzesche le trotte di Vincenzo. Voilà. Metti la mano di morto. Prova a mettere la mano dentro. No, no. Bene, siamo giunti alla fine di questa sessione di pesca qui al lago 2001 di Vincenzo. Abbiamo passato una bella giornata. Nella zona kill ha reso molto bene, sono pesci belli, combattivi, sani. Nella parte grande dove ci sono le trotte più grandi andate un po' meno bene, comunque qualche cattura l'ho fatta, qualche slamata, qualche cattura d'Italia l'abbiamo fatta, la big purtroppo non è riuscita. Comunque rimane sempre un bel posto consigliabile, da divertirsi sempre, pesce ce n'è sempre. Ebbene, qui è tutto, da l'ambiente qua è bello pulito, ampio, si può venire anche con la famiglia, si può anche venire a fare del picnic, fare qualche della griglia che ho visto che c'è qua in giro, basta venire e divertirsi. Restate sintonizzati al prossimo video, arrivederci, alla prossima, ciao!